vado da Fulvio, Fulvio! Non ti vedevo! Fulvietto, vieni, vieni! Eccoci! Fulvio, cosa oggi poi ci fa la pizza alla pala, quindi sì. Sono qua con la bavala. Oh, non sono riuscita ancora a mangiare niente, a parte un pezzettino di pera oggi, cavolina. Ma adesso ti faccio mangiare. Dai, allora, facciamo la pizza alla pala. Il nostro lievito oggi è sempre nel bosco, continuiamo a rinfrescarlo come abbiamo già fatto vedere e quindi esatto. Andiamo oggi avanti con questo. Oggi saltiamo questo passaggio, ma lo sapete che c'è. Pizza alla pala, che è una pizza molto interessante. Andiamo a Roma, nasce a Roma, ed è l'incontro fra il pane e la pizza. Cioè è la pizza del fornaio, no? Okay. E io oggi utilizzo due farine, facciamo un chilo di farina, una bella dose, così almeno ne escono un po'. Utilizzo 500 grammi di farina tipo 0 o 00 e 500 grammi di farina tipo 2 macinata pietra per dare anche un po' di sapore. Ci vogliono delle farine abbastanza ricche di glutine perché è una pizza che si prepara il giorno prima per il giorno dopo. Ok. Poi gli mettiamo l'idratazione, quindi la quantità totale di acqua sono 700 grammi, quindi è una pizza abbastanza idratata. Okay. Iniziamo ad inserire 600 grammi all'interno della nostra ricetta e 7 grammi di lievito fresco di birra. Iniziamo ad impastare. Naturalmente abbiamo l'olio e il sale che aggiungeremo dopo. Dobbiamo fare attenzione a impastare perché è una pizza con tanta quantità di liquido e quindi bisogna avere pazienza. Bisogna impastare fino a quando l'impasto viene liscio e omogeneo. Eccoci qua. Io però mi sono preparato un'altra buona notizia, cioè che ho letto in questi giorni. Dai, intanto che impastiamo. Mentre impastiamo, che volevo dirti, perché in provincia di Caserta c'è un paese dove hanno piantato un tiglio, un albero, 500 anni fa. Penso, un tiglio di 500 anni. Sì, bellissimo, in onore di un prete che poi è diventato santo. E questo tiglio si è ammalato, quindi ha avuto una malattia e sono accorsi da praticamente tutte le parti d'Italia botanici, ma anche non solo botanici, anche delle persone appassionate, ma non per forza esperti di alberi, e stanno lavorando e lo stanno aiutando per cercare di risolvere questa situazione un po' problematica. Io ho pensato al nostro bosco pieno di alberi, al tuo bosco, e questa mi sembrava una bella notizia. Ormai, esatto, ecco. Una bellissima notizia perché appunto salviamo gli alberi, la comunità, esatto, ecco. Ecco, andiamo avanti con l'acqua. Il nostro lievito nel bosco, adesso andiamo a prenderlo. Sì, sotto gli alberi, quindi bisognerebbe fare un lievito sotto un tiglio, perché dovrebbe essere anche molto interessante. Ecco, potrebbe essere. Alfio, mi prenderesti per favore il mio lievito? Sì, così lo controlliamo e lo vediamo. Così lo controlliamo, che sale, io qua faccio sempre il controllo, perché dopo se no giustamente... Mettiamo un po' d'acqua. Il sale lontano dal lievito, ricordatevelo sempre. Visto che l'abbiamo aggiunto dopo pochi minuti. Funziona. E alla fine, eccolo qua, gli mettiamo poi il nostro olio. Ecco. Esatto. Grazie. Grazie Alfio, grazie molte. Grazie Alfio. Vedete, io lo apro come sempre. Adesso prendo. Vorrei che sentissi il profumo oggi. Sì, esatto. Perché inizia anche per le persone a casa. Sa di yogurt. Sa di yogurt, è vero. Questa è la fermentazione lattica. Ci sono due fermentazioni, una acetica e una lattica. La lattica è quella caratteristica del nostro lievito madre che dà questo profumo di yogurt, di latte, che è la grande caratteristica anche poi per gli aromi del nostro pane. Si toglie la crosticina sopra, che in questo caso non è tanta oggi. Esatto, e sì. Si mette 100 grammi di acqua e 100 di... E 100 di farina tipo 2, macinata a pietra naturale. 100 di farina tipo 2, esatto. Perché adesso avete capito che le farine via via si cambiano. Sì, noi adesso e utilizziamo quindi quella farina lì per, diciamo, dar vita, dar da mangiare al nostro lievito. Esatto, perché è più ricca, diciamo, no? Quindi se è una farina più ricca, il lievito mangia di più. Ecco, io intanto ho praticamente quasi finito l'impasto. Okay. Questo impasto va coperto, lasciato in questa ciotola, e coperto con una pellicola trasparente e lasciato riposare, maturare, si dice in termine giusto, in frigorifero, dove i lieviti si rallentano e lavorano gli enzimi. Quindi creiamo una maturazione che è quella che poi ci rende la nostra pizza buona, ma soprattutto digeribile. Quindi la differenza tra una lievitazione diretta e una lievitazione indiretta, quindi dove utilizziamo il frigorifero. Lo lasciamo riposare e dopodiché abbiamo il nostro impasto, eccolo qua, bello lievitato. Perfetto. Io ne ho impastato tanto. Quanto, per diventare così, quanto tempo 18 ci ore in frigorifero. 18 ore in frigorifero. Poi, quindi dovete farla, lui l'ha detto, il giorno prima per il giorno adesso dopo. Adesso sì, bisogna creare le forme, le palline. Okay. Io mi sono bagnato le mani. Ho ok? Visto. A casa è importante che per toccare questi impasti molto morbidi, se tu lo tocchi senti che è morbido, e è importante bagnarsi le mani, non con l'olio ma con l'acqua. E lo lascio direttamente nella ciotola e vado a prenderlo in questa maniera e vado a mozzarlo.
eccolo qua, e vado a ripiegarlo su se stesso, creando delle palline. Come Ghost, come quando, eccolo, sai, qua lei lo rifacciamo, toccava, no, il... Perché è un impasto molto quasi appiccicoso, no? E quindi bisogna avere un po' di... Possiamo anche farlo sul tavolo, ma... Eccolo qua. Facciamo tutte le nostre palline che poi vengono fatte lievitare in una ciotola. Io me le sono già preparate, eccole qua. Per altre 4 ore a temperatura ambiente, ok? Perfetto. Quindi prima l'impasto 18 ore in frigo e poi 4 ore a temperatura ambiente. Gli ho messo un filo d'olio e poi, aiutandoci con della semola di grano duro o della farina di riso, qualcosa che ci permetta di non far appiccicare la pasta, andiamo a fare la nostra mitica pizza alla pala. Pala perché nasce dalla pala del fornaio, veniva stesa sulla pala, sulla pala del forno. Quindi andiamo a capovolgere il nostro impasto, eccolo qua. Intanto aspetta che ti aiuti. Che possiamo fare? Allora, io ho fatto delle forme da... Devo tirarlo via? Sì, e da 300 grammi, ok? Delle forme da 300 grammi. Qui lo andiamo a mettere farina sopra e farina sotto, abbastanza abbondante, ce l'aggiustiamo. Allora, io ho questa pala in dotazione con il forno di casa, una paletta. Possiamo utilizzare questa, cioè, o se no anche utilizzando la teglia. La teglia che abbiamo tutti. Andiamo a mettere un po' di farina sulla nostra pala. A specchio questa teglia. Esatto, sì. Eh? E poi andiamo a schiacciare la nostra pizza alla pala. Così. Eccola qua. Adesso viene un altro momento molto bello, che è quello di prendere la pizza e capovolgerla sulla nostra pala. Così. Prendiamo in questa maniera, mettiamo l'altra mano così, ce l'accompagniamo senza utilizzare le dita, ma solo la parte superiore della mano. Eccola qua. E la andiamo a appoggiare piano piano. E questa pizza andrà poi olio. Bravissima. E va in forno quanto tempo? Un forno di casa? Allora, un forno di casa, quindi al massimo a 250 gradi. Possiamo metterla anche su una teglia preriscaldata, naturalmente. Sempre messa in questa forma. Esatto, oppure, tanti ce l'hanno a casa, una pietra refrattaria. Quindi sono quelle pietre che si acquistano facilmente e la andiamo a mettere direttamente sulla pietra refrattaria del forno, così il calore sembra il forno del panificio. Bene. Andiamo ad inserire. Massima potenza. Massima potenza, forno statico, adesso la metto dentro, quindi bisogna avere un attimo di... Naturalmente la lasciate dentro perché la pala va estratta in questo caso. Esatto. Non è di quelle... E io prendo la nostra pietra che abbiamo qua, che bella calda. Guarda, chiudiamo. Che bella. Ah, eccoci qua. Guarda. No, vabbè. E questa è la nostra pizza alla pala, ma... Meraviglia. Però la facciamo cosa un attimo. Si utilizza? Esatto. Le mettiamo dentro Dudu cosette, come, no? Come si utilizza? Questa bianca è buonissima, ma la cosa più bella è farcirla con un cosa po' di cose buone. Qua c'è un po' di stracciatella. Questa è una stracciatella pugliese. E poi ho messo un prosciutto crudo. Tu sai che in Italia siamo... guarda dentro, guarda che bella. Ecco, queste le bollicine sono sinonimo di buona lievitazione. Allora, facciamo innanzitutto una base di stracciatella in questa maniera. Poi possiamo anche mettere... io trovo che stracciatella... Una meraviglia, la stracciatella poi la trovate davvero ovunque, quindi... Ci sono queste pinzette che vanno bene, ma io preferisco utilizzare... Le pinzette in effetti era per il prosciutto, ma io uso le mani. Oh. Posso fare una cosa così? Tu puoi fare tutto quello che vuoi. Allora, io metto intanto il prosciutto. Quando tu hai finito la stracciatella... Tu metti sul bianco la stracciatella. Perché bisogna che la riempiamo un po', no? Cioè, mica vogliamo... Cosa vi ho detto? Quando le cose vanno male, il fisico non deve patire. Questa quindi le diete le rimandiamo quando le cose andranno bene. Poi gli mettiamo un filo d'olio leggero leggero sul nostro prosciutto. E adesso? Chiudiamo. Guarda, e adesso facciamo la prova assaggio che... Ma che brutto lavoro che faccio! Ma mi tocca sempre assaggiare queste cose! Una a te, una a me. Una a me, una a te, dai. Grazie. Qua. Vediamo un po' com'è. Pronto? Io sono pronto. Uno, due, tre. Io l'odio. Lino, un attimo, Lino. L'odio.